Il Campopasso batte non senza difficoltà. Il Vasto Girardi per 3-2 nel derby Molisano. La squadra di Cudini, senza gli squalificati vitali e bontà, appare in difficoltà, ma riesce ad avere la meglio dell'avversario. Anche grazie alla fantasia di un Esposito, autore di due gol, di cui uno strepitoso. Dirige il signor Leone di Barletta. Campopasso in maia arancione, il capitano è menna, ospite in maia blu. Non succede molto nel primo scorcio di gara. Il Vasto Girardi fa una partita ordinata ed audace il campo basso, dimostra di essere un po' sulle gambe. Cudini chiede ai suoi di accelerare. Al ventesimo, Candellori mette al centro, dove è Tengoranga a mancare la sfera. Al ventunesimo, i Rossoblu chiedono un calcio di rigore. Coiati calcia forte ed invoca un braccio scomposto di Guglielmi, che tuttavia non viene giudicato irregolare. Al ventitreesimo, punizione precisa e potente di Ruggieri, da distanza ragguardevole, Piga è costretto a deviare in calcio d'angolo. Gli ospiti invocano un calcio di rigore solo qualche secondo più tardi per un intervento ai limiti del regolamento di Candelori su guida proteste ospiti ma si può continuare per l'arbitro la partita è equilibrata ancora Vasto Girardi al ventinovesimo con l'insidia su piazzato di Ruggeri anche qui Piga deve superarsi per preservare la propria porta una prima frazione dal ritmo abbastanza basso volge verso la fine il campo basso meno brillante del solito non riesce a cambiare inerzia alla gara mentre gli Alto Molis fanno davvero una bella figura al 44 incursione di Vanzan sulla sinistra con uscita al centro di guerra ad anticipare gli avanti di casa si va al riposo dopo un solo minuto di recupero nella ripresa con le immagini di Francesco di Rienzo a provarci sono gli orange dopo solo due minuti con un destro di Candellori che non gira a dovere ospiti in vantaggio al terzo con un destro dal limite di guida Piga si tuffa ma non intercetta davvero molto bravo l'attaccante di Prosperi va sto girardi avanti a Selvapiana con guida che ha da fare una dedica al cielo dopo il gol Cogliati applaude i suoi per spronare la squadra al quinto cross di Fabriani testa di Di Domenico Antonio al lato al sesto ospiti vicini al bis spinta giudicata regolare di Mercai a Menna il tiro dell'attaccante ospite esce non di molto al settimo protesta la dirigenza rossoblu per un offside fischiato a Cogliati su corridoio di Esposito gioco fermato dal direttore di gara all'undicesimo la punizione di Raucci defilata finisce alta al sedicesimo a provarci è di domenica antonio il cui tiro è murato dal corpo di raucci al diciottesimo episodio che cambia la partita in area ospite pesce affronta in maniera irregolare secondo il direttore di gara esposito per il barlettano leone calcio di rigore seguono attimi di proteste dei giocatori di prosperi prima del tiro vincente dello stesso esposito che fissa il punteggio sull'1 a 1 il vasto girardi non si lascia in Morire e costruisce subito una grossa palla goal. Al ventiduesimo da guida a Merkai che si ritrova solo davanti a Piga che blocca l'attaccante di Prosperi. Si lascia ipnotizzare dal portiere di casa, ospiti vicini al nuovo vantaggio. Il campobasso è bravo ad insistere negli attacchi e a trovare il gol del sorpasso. Alla mezz'ora, cross di Fabriani, testa di Tengo Rang. Gran parata di guerra e poi tapin vincente dello stesso centrocampista di casa che cambia il punteggio. Ora è 2-1 per i ragazzi di Cudini che portano l'incontro dalla loro parte, ma il gol che mette la parola fine alla partita è una perla straordinaria di esposito al 35 ⁇ che con un pallonetto davvero delizioso di sinistro porta a tre le marcature rosso -blu. Il tutto era originato da un calcio d'angolo per il campo basso messo fuori di testa dalla difesa del vasto Girardi. Il talento di San Martino fa tutto il campo e indossa il cappello di Babbo Natale, si toglie la maglia per... Celebrare la sua doppietta personale con tanto di gol da Cineteca, Campobasso 3, vasto girardi 1. Prosperi fa entrare anche Gentile, Fraraccio, Camarà e Cagnale, mentre Cudini inserisce anche Zamarchi e Martino. Comandati 5 minuti di recupero al 93 simo, gli ospiti cercano di scuotere la gara con Guida che disegna un traversone da sinistra per uno stacco da applausi di Cagnale. Che realizza si tratta di un interessante classe 2003 che prende il tempo alla difesa di casa 2 a 3 con qualche nel finale lo stesso guida che al cinquantesimo esatto cerca di incunearsi da sinistra cade ma non c'è fallo sulle proteste del valido giocatore ospite il signor Leone di Barletta decreta la fine delle ostilità grazie ai risultati di giornata il campo basso riacciuffa la vetta e trascorre delle ottime feste il vasto Girardi esce da Selvapiana con un'ottima figura e prestazione ma senza punti a fine gara i giocatori rosso festeggiano insieme con alcuni tifosi che hanno raggiunto Selvapiana per per condividere la gioia della vittoria.